Sì, benvenuto a Paolo Bresci, presidente Grazie. di OS Italia e product manager del prodotto OS1. Presidente, siamo qui dopo 20 anni di OS Italia con il 18° Sì. meeting di OS Italia. Come è cambiata l'azienda nell'arco di questi 20 anni? Quali sono stati i punti di forza che l'hanno portata a essere un'azienda leader del settore? Beh, diciamo che prima di tutto grazie della presentazione. Beh, diciamo che l'azienda è partita 20 anni fa, eravamo piccolini, molto, diciamo, siamo partiti adesso negli ultimi anni, soprattutto negli ultimi anni c'è stata una crescita importante anche dal punto di vista del personale, delle innovazioni, di tutto quello che ruota intorno al nostro settore. È partita un po' come una scommessa, perché fondamentalmente si è creato un mix molto positivo che ha messo da una parte un team di tecnici capaci e dall'altra un gruppo di software house determinate, e questo connubio ha dato il via a OS1 nel lontano 2001, e ci siamo messi tutti intorno a un tavolo, i tecnici e le software house, e abbiamo costituito quello che è un po' il fulcro di OS Italia oggi. Poi è chiaro che nel corso del tempo gli scenari sono mutati, le cose sono cambiate, per cui non c'è più solo OS1, ci sono anche altre linee di prodotto, e l'azienda è necessariamente giocoforza cresciuta, non avevamo alternative. Bene, grazie Presidente. Parliamo ora del futuro e anche delle nuove linee del mercato in questo caso. E digitalizzazione e sostenibilità è il grande tema, è un tema molto attuale, è un Certo. connubio molto forte in questo senso. Quindi parliamo anche del futuro e quindi ora che cosa si aspetta per i prossimi 20 anni? Come vede anche l'azienda legata appunto ai suoi dipendenti e Beh, all'ecosistema di OS Italia? allora, sicuramente 20 anni sono un periodo di tempo molto lungo. Quello che vedo però, vedo delle nuove leve, delle nuove forze fresche in azienda, ragazzi giovani che hanno voglia di costruire, che hanno voglia di impegnarsi, e credo che loro, con la nostra guida, che ormai abbiamo i nostri anni di esperienza sulle spalle, possiamo costruire un grande futuro per OS Italia per i prossimi N anni. Forse fra 20 anni, non lo so se sarò ancora qui a lavorare per OS Italia, però auguro a tutti quelli che ci saranno di avere dei grandi risultati. Grazie, grazie mille. A voi.